Ciao a tutti, io mi chiamo Alessandro Zugno, sono un fotografo e videomaker professionista. Oggi vedremo cosa sono i video B-roll, come farli e come utilizzarli nei vostri video per renderli più professionali. Partiamo subito con la definizione di video B-roll. Anni e anni fa, quando ancora si usava la pellicola, nel cinema si usavano due bobine, una A-roll, che era quella con cui si girava la storia principale, e una B-roll, in cui si giravano tutte quelle scene aggiuntive. I video B-roll non aggiungono nulla alla storia principale. Se infatti potessimo togliere tutti i video B-roll da un film, la storia principale non cambierebbe. Quindi a cosa servono i video B-roll? Servono per nascondere, per esempio, la transizione da una scena a un'altra, oppure per creare uno specifico mood, atmosfera, per esempio un mood allegro, triste, cinematografico, questa parola molto, molto diffusa, cinematografico, video cinematografico, foto cinematografica. Se volete creare dei buoni video B-roll che vi saranno utili dopo in fase di post-produzione, vi consiglio di pianificare bene prima quali video, come filmarli, quale sarà il soggetto, eccetera, a cosa vi serviranno. Inoltre vi consiglio anche di filmare più di quanto pensiate che vi servirà dopo, questo perché non si sa mai. Io personalmente utilizzo i video B-roll nelle video interviste oppure nei video di prodotto. In questo caso i video B-roll mi servono per mostrare gli ingredienti che si trovano all'interno di questi prodotti. Possono essere per esempio una salsa piccante con peperoncino oppure una nocciolata. Per esempio recentemente ho filmato dei video B-roll per creare uno spot pubblicitario per delle salse piccanti made for meat. Potete notare che entrambi i video sono dei video promozionali che vanno a promuovere questi prodotti, queste salse. Però, grazie anche ai video B-roll, ho creato due atmosfere completamente differenti, opposte quasi. E questo mi permette di raggiungere due categorie di pubblico, di consumatori diverse. Il primo video è stato creato con un'atmosfera più rustica, quindi ho utilizzato degli sfondi scuri, neri, ho utilizzato come base una base in legno antico, come luce una strip box con una griglia, in modo da concentrare la luce solo sul prodotto, che sia solo questo fascio di luce che va sul prodotto. Questo secondo tipo di B-roll abbiamo sempre le nostre salse made for meat, questa volta le ho disposte tutte belle in fila. Come base utilizzerò un tagliere in legno, come fonte di luce questa volta userò una fonte di luce molto più grande. Userò infatti un ombrello parabolico bianco con un ulteriore diffusore. Sullo sfondo invece abbiamo la mia cucina di casa per dare un'atmosfera molto più casalinga e naturale. Filmerò vari video B-roll utilizzando anche uno slider per far scorrere la fotocamera lungo tutta questa fila di salse. Non preoccupatevi se non avete questi strumenti professionali come uno slider. Si possono fare ottimi video B-roll anche a mano libera. Quando fate dei video B-roll a mano libera, per ottenere dei video più stabili vi consiglio di non muovere la fotocamera con le braccia, ma bensì di muoverla spostando il peso del corpo avanti o indietro. Quindi avremo le mani attaccate al busto e andremo a spostarci semplicemente avanti e indietro spostando il peso del corpo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così metti un like. Ecco, questa è un'atmosfera più rustica, è un'atmosfera più allegra. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete pure un like. E adesso un po' di B-roll cinematografico.